Purtroppo sono contornato da rocchettari e quindi mi difendo. Mi difendo perché devo difendere il brand, che possiamo avere qualsiasi concerto importante di pop rock, ma ricordiamo che pop rock lo fanno dappertutto, ma anche a Perugia, no, Perugia un po' meno perché non ci sono gli spazi. Il difetto di questa città è che dopo 50 anni ancora dobbiamo andare allo stadio, montare per 10 giorni una struttura che costa sul mezzo milione, e in una città seria ci fanno già un festival. Non è polemica, ma sono cose che le dico da 30 anni, bravo. 40, quindi lo rimanderò finché ci sono. Sono, diciamo, un pochino quasi alla fine, perché quasi 90 anni. Lasciamo perdere gli amici, qui ce n'è qualcuno, ma se uno è al di fuori, perché io una domanda che me la faccio davanti allo specchio, uno che è al di fuori dice: ma quel vecchio bavoso rincoglionito che ci sta a fare? No, ma è giusto, no? Perché a 90 anni uno, se sta bene, va ai giardinetti a leggere il giornale. Normalmente. Moraga fa il campionato del mondo a 82. Ma Moraga è un'altra eccezione, ci conosciamo da piccoli, perché. Ah, però voglio vedere chi c'ha il coraggio di dirti vecchio rincoglionito. No, rincoglionito no, rincoglionito non me lo dice. Secondo me c'è il ciao. No, ma prendi gente che è al di fuori. Dici: ma sai, c'è la direzione artistica è 90 anni, a parte che è un pool, come ho spiegato, c'è gente vicino a me che sa come comportarsi. Ma adesso vi racconto un altro aneddoto. Qui c'ho davanti a me mio figlio che ha poco più di 30 anni. Nel 1995 il maestro Menotti aveva deciso che il suo successore sarebbe stato il figlioccio. E io mi ricordo che una conferenza stampa di presentazione del programma di Umbria Jazz e dissi: ecco perché mi ricordo che era 95, perché lui nel 90 dissi: scusate tanto, mio figlio ha solo 5 anni, quindi mi dovete sopportare per qualche altro annetto, e questa ancora c'è qualcuno che se la ricorda. Io ancora alla mia età, malgrado qualche acciacco, mi considero un goliarda, mi sono sempre considerato un goliarda, mi diverto, e finché uno si diverte le cose le può portare avanti, poi vediamo, ma l'importante è che tra 50 anni, magari anche qui, ci sia qualcuno che si ricorda di Carlo Pagnotta. Festeggia i 100 anni, ma lascia perdere Carlo Pagnotta. Ma vuol dire che se festeggia, ma io non sicuro. Ma anch'io. Quindi. Cioè, 110 anni? Grazie, però. Insomma, tra 50 anni, se ancora si parla di un ragazzo, vuol dire che questa manifestazione ha mantenuto il suo livello, molto molto importante.